200 auto abbandonate dietro lo stadio Fortunati, la polizia stradale sequestra una discarica da 3.000 metri quadri, indagati i proprietari del terreno e l'ex titolare di una carrozzeria. L'azienda di motori ABB vuole spostare la produzione in Finlandia e in India, rischiano il posto 123 lavoratori a Vittuone, la denuncia dei sindacati, qui vogliono abbandonare l'Italia. Giocate in calo, ma in provincia di Pavia ogni giorno 2 milioni di euro vanno via per l'azzardo, c'è chi rinuncia alla spesa per poter giocare, l'esperto, sono malati, aiutiamoli. Hashish e cocaina in casa, la polizia dopo lunga indagine arresta due persone a Vigevano, entrambi erano già agli arresti domiciliari dopo la condanna per l'inchiesta su Gomorra. Continuano senza intoppi a Pavia i restauri dell'ex monastero di Santa Clara che ospiterà le biblioteche cittadine, tecnici in attesa dell'ok dei vigili del fuoco per le certificazioni antincendio. Sempre più vicino al completamento della Greenway della Valle Staffora, completate le procedure, arriva il via libera della regione per la costruzione del secondo tratto da Salice Terme a Varzi. Buonasera, benvenuti a Pavia News. Ancora un sequestro di una discarica sul nostro territorio e è successo questa volta nel capoluogo, una discarica che aveva al suo interno circa 200 auto abbandonate, si trovava dietro lo stadio Fortunati e ci sono anche degli indagati. Una maxi discarica di auto sequestrata proprio alle spalle dello stadio Fortunati e l'ipotesi di reati ambientali per i gestori del terreno. A seguito di approfondite indagini, gli uomini della Polizia Stradale di Pavia hanno messo i sigilli ad un'area di 3.000 metri quadrati, al cui interno sono state trovate ammassate circa 200 autovetture e ciclomotori in completo stato di abbandono. Una situazione che le forze dell'ordine hanno definito complessa, oltre che di incontrollata pericolosità, a causa dello stato dei veicoli, incidentati e in alcuni casi smontati. Si tratta di mezzi datati, in completo stato di abbandono da anni e quindi piuttosto deteriorati. Un pericolo ambientale, vista anche la perdita di liquidi sul suolo in terra battuta dell'ampia area, area che è stata posta sotto sequestro nei giorni scorsi. I veicoli, che saranno controllati uno a uno, dovrebbero provenire dall'ex carrozzeria e soccorso stradale, attiva fino a qualche anno fa nelle vicinanze dello stadio. A seguito degli accertamenti eseguiti e come atto dovuto sono stati segnalati inoltre alla procura di Pavia i proprietari del lotto di terreno su cui è sorta questa maxi discarica ed il titolare dell'ex carrozzeria, ravvisando a loro carico l'ipotesi di reato ambientale. Sono ancora in corso tutte le verifiche necessarie a riscontrare le responsabilità penali e per definire la destinazione dei veicoli abbandonati. Siamo probabilmente alla svolta decisiva per poter vedere finalmente bonificata l'area del maxi incendio avvenuto a Corte Olona un anno fa. Difatti è arrivata dalla magistratura una prima adesione, un primo via libera per le operazioni di bonifica che dovranno comunque essere svolte sotto lo stretto controllo da parte dei carabinieri forestali. Prima un sopralluogo e poi l'avvio dell'iter per la rimozione vera e propria. Dovrebbero partire nelle prossime settimane i lavori di smaltimento dei rifiuti nel capannone di Corte Olona, dato alle fiamme nel gennaio dello scorso anno. Il rogo, che aveva avuto un eco enorme anche a livello nazionale, aveva fatto scattare un'operazione dei carabinieri, conclusasi con lo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al traffico dei rifiuti. Dopo l'incendio, il capannone era stato messo sotto sequestro dalla procura di Pavia. Successivamente, il sindaco di Corte Olona, Angelo Della Valle, aveva firmato un'ordinanza in cui intimava alla società proprietaria dello stabile, la Neive, di procedere alla rimozione dei rifiuti ancora presenti, senza successo. A quel punto il comune ha deciso di intervenire direttamente con una lettera alla procura, nella quale si chiedeva il dissequestro dell'area per la bonifica. La risposta del giudice è arrivata nei giorni scorsi, via libera al dissequestro, con l'accesso all'insediamento subordinato alla presenza dei carabinieri forestali che dovranno togliere i sigilli. A quel punto potrà partire il sopralluogo ufficiale per capire quanti rifiuti siano ancora rimasti dopo il rogo. Il comune si è mosso per tempo, affidando a un esperto di ingegneria ambientale lo studio preliminare per la rimozione. Dopo il sopralluogo si saprà quanto materiale bisognerà rimuovere e soprattutto si avranno tempi certi per la bonifica.
Parliamo di lavoro e ci occupiamo di una vicenda che probabilmente è destinata a breve anche a salire alle cronache nazionali. A Vittuone, la ABB, un'azienda che produce motori e generatori, ha annunciato 123 licenziamenti per spostare la produzione in India e in Finlandia. Oggi si è svolta la prima assemblea in fabbrica. Allora, siamo andati a sentire cosa dicono i sindacati. Solo una settimana fa la firma di un faticato dopo mesi e mesi di trattative e contratto aziendale e oggi la bomba scagliata sul futuro di 123 lavoratori. È tempo di protesta nello stabilimento di Vittuone della ABB Italia, che ha deciso di dismettere alcune produzioni legate al settore dei motori e generatori e di spostarne altre in Finlandia e in India. L'azienda ha annunciato la volontà di dismettere la produzione dei motori a media tensione, non un patrimonio di produzione qua in Italia e in particolare a Vittuone, e questa roba qui impatterà presumibilmente su 123 persone allocate oggi sull'attività di produzione dello stabilimento appunto di Vittuone. E noi continuiamo a pensare che questa azienda ha smesso di investire in Italia nonostante i proclami, nonostante i tentativi di innovare su alcuni prodotti, ma sulla produzione centrale, che appunto è questa, l'azienda ha dismesso. Da troppi mesi ha deciso di chiudersi e di non fare più investimenti. E la prototipazione del motore che verrà poi adesso messo in produzione è stato inventato qua a Vittuone, e verrà costruito e invece prodotto massivamente in India. Qui ci sono sostanzialmente i 123 impattati nella chiusura della linea di produzione dei motori. È esattamente un reparto che viene chiuso all'interno di uno stabilimento che ha 540 dipendenti circa, che fa service, quindi fa manutenzione e installazione degli impianti, cioè manutenzione a quegli impianti che venivano prodotti qua, che non verranno più prodotti qua, e a tutta la assistenza tecnica e poi l'area ingegneria, gli impiegati, gli amministrativi che sono patrimonio di questa unità produttiva. A poche ore dall'indigesto annuncio, i lavoratori si sono riuniti con i sindacati in assemblea questa mattina, dove hanno deciso le iniziative di protesta da mettere in campo per opporsi alla decisione aziendale, che si aggiunge a un'importante ristrutturazione iniziata 2 anni fa. L'assemblea di oggi, a livello nazionale, abbiamo deciso le 4 ore di sciopero che faremo il 1° di febbraio, quindi qui saremo davanti ai cancelli, presidieremo gli ingressi, solleciteremo anche l'attenzione dei media su questa situazione. L'assemblea oggi ha proclamato 8 ore ulteriori di sciopero che utilizzeremo con intelligenza e utilizzeremo per far sapere al paese che c'è un'azienda importante come ABB che smette di produrre e smette di investire all'interno del paese. E oggi allo stabilimento Magneti Marelli di Corbetta c'è stata una giornata di chiusura collettiva. La decisione è stata presa dalla direzione a causa della contrazione dei volumi di produzione. Il settore infatti non sembra navigare in buone acque, tanto che la società ha già annunciato ai sindacati anche la necessità di ricorrere a 2 settimane di cassa integrazione, una prevista per febbraio e la successiva a marzo. Torniamo a Pavia per la questione dell'emergenza casa, che è ancora una volta occasione di scontro politico. Una gestione fallimentare dell'amministrazione e in particolare dell'assessore alle politiche sociali Alice Moggi. Sul tema dell'emergenza abitativa in città, Forza Italia boccia sonoramente la giunta di centrosinistra. L'altra sera in consiglio comunale il Movimento per il diritto alla casa è tornato a far sentire la sua voce per chiedere ancora una volta risposte concrete. E dopo una mediazione, frutto anche dell'intervento del gruppo consiliare di Forza Italia, si è deciso di scrivere l'argomento all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di lunedì 28. I numeri del resto sono impietosi e testimoniano un quadro piuttosto grave. A Pavia ci sono ancora 700 famiglie in attesa di un alloggio popolare e solo in 100, secondo le stime del Mezza Barba, riusciranno nel corso del 2019 ad avere un tetto. In pratica solo una famiglia su 7 vedrà soddisfatta la propria richiesta. E le altre? È la domanda che si pone da 5 anni il Movimento per il diritto alla casa, secondo cui l'amministrazione non avrebbe messo in campo tutte le risorse e gli strumenti disponibili per tentare di risolvere l'emergenza. Emergenza testimoniata anche dal numero degli sfratti, proprio come per la qualità dell'aria, Pavia risulta maglia nera a livello regionale, con un incremento degli sfratti del 9% negli ultimi 2 anni,
un dato in netta controtendenza rispetto a tutti gli altri capoluoghi della Lombardia. Nuova protesta della rete antisfratto in Consiglio Comunale, chiedono risposte, lei stesso ha fatto da mediatore facendo sì che nel prossimo Consiglio Comunale ci sarà un ordine del giorno in cui verrà affrontato questo problema ormai annoso. Sì, ovviamente come Forza Italia abbiamo voluto dare un segnale concreto perché dopo 5 anni in cui questi tipi di proteste sono andati in crescendo si è evidenziato il fallimento dell'amministrazione De Paoli nel non aver affrontato l'emergenza casa in modo generale e concreto e quindi appunto abbiamo voluto assicurarci che nel prossimo Consiglio Utile si dibatterà proprio del tema. È evidente che questa amministrazione di sinistra ha fallito anche sull'aiuto dei più deboli orientando le politiche sociali, in particolare quelle dell'assessore Moggi, al cofinanziamento di tante realtà molto diffuse ma sostanzialmente senza finalizzare nulla di concreto nei temi più importanti, quindi una bocciatura sonora che è evidentemente espressa dalle manifestazioni di questo tipo che in qualche modo testimoniano il disagio, la povertà e la lontananza della sinistra ormai dagli ultimi di questo paese. E si parlerà di emergenza casa nel Consiglio Comunale programmato per lunedì 28, tra l'altro è arrivata la precisione del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, la seduta si svolgerà in formula ordinaria e non in formula aperta, che cosa significa? Che non è prevista la possibilità di far parlare anche il pubblico, questa è la piccola precisazione che è arrivata nelle scorse ore. Adesso la cronaca, furto al bar Route 66 di Vigevano in Viale Industria, tratto urbano della ex statale 494. Ignoti si sono introdotti nel locale, hanno portato via le macchinette video slot. I ladri si sono poi spostati in un luogo per loro sicuro e hanno svuotato le macchinette dalle monetine in esse contenute. La banda ha infine abbandonato le slot in un'area poco distante dal bar. Il bottino è ancora da quantificare con precisione, sul furto stanno indagando i carabinieri. E sempre a Vigevano ci sono stati 3 arresti per droga, pensate che 2 di queste persone tenevano lo stupefacente nella stessa casa dove stavano scontando degli arresti domiciliari. Nuovi guai per 2 vigevanesi già protagonisti nel 2016 dell'inchiesta Gomorra portata avanti dall'arma dei carabinieri. Un 41enne e un 32enne sono finiti nuovamente in manette. Questa volta a bussare alla loro porta sono stati gli agenti del locale commissariato di polizia per una faccenda riguardante lo spaccio di stupefacenti. I poliziotti erano abbastanza sicuri di trovarli a casa perché entrambi erano agli arresti domiciliari. Ciò però non ha impedito loro di essere in possesso di droga. Il 41enne aveva nascosto nel forno della cucina 50 grammi di cocaina purissima, oltre a 1 etto di sostanza da taglio e tutto l'occorrente per il confezionamento. Si trovava agli arresti proprio per reati in materia di stupefacenti e si sospetta che non abbia mai interrotto l'attività. Droga, armi e carte di credito rubate è invece quanto rinvenuto nell'altra perquisizione effettuata sempre a Vigevano nei confronti di un 32enne. 2 etti e mezzo di marijuana, 16 cartucce calibro 38 special detenute in modo abusivo e documenti di identità nonché carte di credito risultate rubate da un'abitazione di Tromello lo scorso 28 settembre. Per tutti e 2 è scattato l'arresto. L'operazione è stata condotta in collaborazione con la squadra mobile di Pavia, il reparto prevenzione crimine di Milano, le unità cinofile antiesplosivo della questura di Milano e le unità cinofile antidroga della polizia locale di Vigevano, a seguito di un'indagine dell'ufficio anticrimine del commissariato di Vigevano. Nella mattinata di lavoro le forze dell'ordine hanno anche arrestato una terza persona, un 28enne trovato in possesso di diverse piante di marijuana nella casa in cui vive con il padre alla periferia della città. È stato invece arrestato in stazione ad Alessandria mentre scendeva dal treno un pusher della provincia di Pavia. Vediamo il servizio. Quando ha visto la polizia ferroviaria e i vigili con i cani antidroga in stazione si è messo a correre ma è stato raggiunto e perquisito e lì si è capito il motivo di tanta fretta. Addosso aveva 3 etti di hashish. È finito così in cella un 34enne di Pavia ma oggi residente a Valenza, intercettato l'altra sera ad Alessandria mentre scendeva da un treno regionale proveniente da Asti. Le indagini si sono quindi allargate al suo appartamento dove è stato ritrovato un piccolo laboratorio per il confezionamento
delle dose di droga, bilancini di precisione, cellofan e denaro. L'uomo con piccoli precedenti per spaccio di stupefacenti è stato quindi portato in carcere ad Alessandria. L'arresto è scattato nel corso di un'operazione di polizia ferroviaria della rete europea chiamata RailPol, all'interno della quale sono stati eseguiti migliaia di controlli in tutta Italia e fermate diverse persone non in regola con il permesso di soggiorno, come è accaduto ancora ad Alessandria, dove un marocchino di 25 anni ed un nigeriano di 32 sono stati denunciati per immigrazione clandestina. L'azione comune denominata Active Shield, disposta dalla centrale servizio di polizia ferroviaria, ha visto il compartimento Polfer del Piemonte e della Valle d'Aosta impegnato con oltre un centinaio di agenti coadiuvati da un contingente del reparto mobile e da varie unità cinofile. Cambiamo argomento, ci occupiamo dei lavori per il recupero dell'ex monastero di Santa Clara che ospiterà le biblioteche di Pavia. Allora, cerchiamo di capire a che punto siamo. Un patrimonio culturale di 125.000 testi che sarà custodito presto nella nuova casa all'interno dell'ex monastero di Santa Clara. Proseguono i lavori per la riqualificazione dell'area con alcuni passaggi fondamentali e piuttosto delicati. Oltre alle verifiche statiche della struttura, l'amministrazione comunale in attesa infatti anche delle certificazioni antincendio da parte dei vigili del fuoco. Procedure decisamente complesse ma fondamentali per poter ottenere tutte le certificazioni necessarie previste dalla normativa vigente. Sono tuttora in corso verifiche tecniche e prove di carico per quello che dovrà diventare in futuro il nuovo polo culturale della città, uno spazio atteso da tempo. L'ufficio dei lavori pubblici del comune sta procedendo spedito con tutti i passaggi burocratici. Una volta terminati, l'ex monastero potrà finalmente ospitare i libri delle biblioteche cittadine, conservati ad oggi alla Bonetta e nell'archivio storico. Il secondo lotto di lavori è costato complessivamente quasi 3 milioni di euro, di cui la metà finanziati grazie ad un contributo ottenuto dalla Fondazione Cariplo all'interno del bando Emblematici Maggiori. L'ex monastero, divenuto nel recente passato caserma militare, ospiterà al suo interno anche sale espositive e polivalenti, oltre ad uffici e servizi per il pubblico. Pare essersi sbloccata la questione delle scuole di via Montebello a Casteggio, dovevano ospitare un istituto superiore ma poi non sono mai entrate in funzione. Bene, il comune ha manifestato l'intenzione di acquisirle per trasferirvi lì le scuole medie. A 10 anni dalla costruzione, le scuole fantasma di via Montebello a Casteggio restano scatole vuote, ma dopo una vicenda burocratica che sembrava infinita, il comune sarebbe pronto ad acquisirle per circa 1 milione di euro e per dare il via con il prossimo anno scolastico a un piano di riorganizzazione di tutti gli istituti della città. Lo ha annunciato il sindaco Lorenzo Calegari, che da tempo pensa come recuperare le due strutture costate oltre 3 milioni e mezzo di euro e sorte nel 2009 per ospitare una sede dell'Istituto Professionale Santa Chiara sulla base di una convenzione tra la scuola e la provincia di Pavia, che però per qualche ragione non divenne mai operativa. Noi ci siamo trovati nel 2009, quando siamo stati rieletti, quindi non la seconda ma la prima rielezione, un problema abbastanza ficcante, quale l'edificazione che è stata fatta in zona Montebello di una scuola professionale e di un'annessa palestra. Siamo riusciti con le banche che sono i titolari di queste strutture ad arrivare a una definizione dell'acquisizione di queste aree. Conto che prima della mia fine, della fine del mio mandato, si riuscirà ad avere questa acquisizione, di modo per cui si riuscirà a riposizionare il puzzle delle scuole di Casteggio in maniera più decorosa e meglio fruibile e con più soddisfazione e più moderne per i nostri cittadini. Questo in estrema sintesi il piano del comune: traslocare le scuole secondarie qui e le primarie nell'attuale sede delle secondarie, liberando così il vecchio edificio occupato oggi da elementari e scuola dell'infanzia per destinarlo ad un centro medico dedicato al disagio psichico in accordo con la SST di Pavia. È ben pensato di legare la struttura a una struttura ospedaliera o paraospedaliera che vada a beneficio di quei pazienti psichiatrici minori, diciamo, quindi non pazienti con gravi handicap di salute mentale,
di trasformando così il Casteggio in un polo di pertinenza medico che riguardasse soprattutto gli ammalati psichiatrici che in me oggi sono abbastanza negletti, anche se malattie legate alla sfera della psiche sono decisamente in aumento. Ecco che sarebbe veramente utile una volta per tutte occuparsi e dare a costoro una cura e una dignità maggiore. Pubblicità, torniamo fra poco per parlare dell'annoso problema della sicurezza in centro storico a Vigevano. Eccoci di nuovo insieme con Pavia News. Tante volte, soprattutto nelle ultime settimane, vi abbiamo parlato del problema della sicurezza nel centro storico di Vigevano. Stasera trattiamo l'argomento con una persona che questi problemi li vive tutti i giorni sulla propria pelle. Vi presento Mirko Negri, che ci ha raggiunto in studio. Buonasera. Buonasera Paolo, buonasera. Beh, Mirko Negri si occupa di eventi come professione, quindi di cose molto più liete di quelle che andremo a parlare questa sera. Sarebbe stato più piacevole parlare di questo, però la tempo è argomento davvero da grande attualità. Vigevano è un problema della sicurezza, del degrado del centro storico. Tu vivi in centro e è una situazione, insomma, difficile. È una situazione che oggettivamente inizia a diventare difficilmente gestibile anche per noi che viviamo in centro. Io vorrei però dividere la questione parlando di due diversi temi. Uno credo che sia il tema degli atti criminali che sono successi negli ultimi mesi barra anni, e quelli in verità credo che su quelli noi credo dobbiamo parlare poco, nel senso che rapine, furti, insomma, lì ci sono le forze dell'ordine che hanno il compito di analizzare, verificare, risolvere e trovare le contromisure. Lì non siamo certo noi cittadini che possiamo intervenire. A questo proposito mi sento solo di dire, per esempio oggi ho fatto due chiacchiere con i titolari del chiosco di Regina Margherita, ma perché io vado a far prendere il caffè lì, sono cresciuto lì, quelli della nostra generazione sono cresciuti per la maggior parte ai giardini di Regina Margherita, giocando a pallone, facendo i primi bacini, le prime cose, e quindi abbiamo anche un dell'affetto per questa location. Il proprietario del chiosco oggettivamente è disperato, perché negli ultimi 5 anni la recrudescenza è stata infernale da quello che lui racconta. Mi dice che spende 4, 5, 6 mila euro all'anno solo per mettere a posto i danni dei ragazzini che ogni sera gli entrano dentro e gli distruggono tutto. Insomma. E tra l'altro a Regina Margherita pare che il problema sia di bande di giovanotti di 15, 16, 17 anni. Bah. Insomma. Ripeto, lì comunque sono atti di vandalismo, atti criminali, lì sono le forze dell'ordine che devono intervenire. Altra cosa invece è il discorso legato alle maleducazioni che vediamo in centro storico, in zona via Giorgio Silva, via Merula, via San Francesco, Caduti della Liberazione, via Dante e last but not least, purtroppo Vicolo De Omini, dove viviamo noi. E sinceramente ogni venerdì, ogni sabato, ogni sera in cui come dire, si fa un po' di baracca, purtroppo rimangono i resti. Rimangono i resti davanti a casa. Rimangono i resti, e questo non va bene, anche perché insomma noi
facciamo il nostro giro in piazza verso le 11, mezzanotte, l'una, anche noi non è che siamo chiusi in casa. Certo. E noi siamo ben felici di vedere che soprattutto nella zona via Giorgio Silva ci siano due locali, ci sia movimento. Io mi occupo di eventi e di intrattenimento. Sono tornato a Vigevano 7 anni fa, era un mortorio, invece adesso piano piano i ragazzi cominciano a uscire e questo è giusto, deve continuare così, però ci deve essere anche attenzione ed educazione. Non è possibile, Paolo, che ogni santa notte, noi abitiamo lì e sentiamo di tutto, ma se ci affacciamo alla finestra su Vicolo De Omini è praticamente matematico che tra mezzanotte e le 3 del mattino ci sia gente che urina, che defeca, che fa all'amore, e questo ci dà molto meno fastidio. Però, voglio dire... Cosa ti sei trovato davanti all'uscio di casa in quest'ultimo weekend? Se vuoi ti faccio un... abbiamo ancora allora, un minuto. Il weekend scorso, venerdì scorso, abbiamo trovato un meraviglioso, probabilmente travolti da un insolito e cupo buio in Vicolo De Omini, un meraviglioso preservativo. Sabato mattina niente. Usato. Sabato mattina niente, perché? Perché venerdì c'era stata tutti i controlli e quant'altro. Domenica vomitata, pisciate, cagate, eccetera eccetera. Chiedo venia per sì, ora di cena, chiediamo scusa, però questo esatto. Succede. Rispetto a De Omini, comunque, Paolo, la questione è che quella via lì è una via dove non ci sono esercizi commerciali, è stretta, è una via di 60 metri, quella via lì, per esempio, oltretutto le macchine non ci devono più entrare. Si parla di chiuderla? Non lo so se bisogna chiuderla, io non avrei problemi a chiuderla, perché non deve essere chiusa quella via? Ci abitano solo i residenti, il San Giuseppe c'ha la scuola e sono anni che dice ai suoi ai genitori dei bambini di non entrare e continuano ad entrare. C'è tanto di divieto per cui non dovrebbero entrare durante quegli orari lì proprio e loro entrano lo stesso. Lasciano proprio il ragazzo davanti. Allora, chiudiamola, perché tanto è una via che non ha esercizi commerciali. Un'altra città sarebbe una classica via privata dove ci sarebbe una sbarra. E quant'altro. Allora, in 20 secondi, so però che tu hai anche una proposta, magari da fare per i locali del centro. Sì, sì, io consiglio che i due locali o i locali, come dire, che vanno per la maggiore lì in centro, si muniscano il venerdì e il sabato e nelle serate più importanti di un security. Finalmente cominciano a lavorare molto bene. Che abbiano ognuno di loro un security a testa, che non fanno altro che girare dalle 11 di sera alle 3 del mattino, d'accordo? Così almeno c'è un po' più di monitorazione. Altro discorso sarebbe quello legato a quello che succede, ne abbiamo appena parlato, insomma. Io non voglio dare addosso all'amministrazione e alle forze dell'ordine, io voglio guardarmi in casa. Siamo noi i genitori, sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, sono gli amici dei nostri figli e sono gli amici dei nostri nipoti. Il signore del chiosco oggi mi ha raccontato che hanno beccato un ragazzino a rubare, hanno convocato i genitori, la madre, sai che cosa gli ha risposto? Ma tanto anche lei quando era ragazzino si sarà ritrovato a rubare qualcosa. Se quello è l'atteggiamento, Paolo, non andiamo da nessuna parte. Grazie Mirko, speriamo di vederci più liete. Grazie, arrivederci. Altro problema, altra città, altro problema, a Pavia, problema del traffico, dei parcheggi, se ne è parlato in un convegno. Un argomento molto importante dove la città di Pavia è molto sentito. Ho una nuova mobilità come fondo di sviluppo, diciamo che Pavia, che è in crisi, deve uscire dalla crisi. Spesso i cittadini dicono che Pavia ormai è morta. Io sono del parere che Pavia non è morta, Pavia è in letargo. Allora noi dobbiamo svegliarla da questo letargo. E stasera ho messo sul tavolo degli argomenti che partono dalla mobilità
ai parcheggi, alla sosta, al traffico, all'inquinamento. E con persone, tecnici soprattutto, senza colore politico, dobbiamo affrontare questi argomenti e per capire giustamente che le nostre proposte che vogliamo proporre per il futuro di Pavia sono proposte fattibili prima di tutto. Stasera siamo qui per analizzare, anche grazie ai tecnici presenti che ci hanno voluto fare questo onore, siamo qui per analizzare appunto quelli che possono essere i possibili sviluppi dal punto di vista pragmatico per quanto riguarda la mobilità pavese. Noi veniamo da 5 anni di amministrazione prettamente ideologica su questo tema che ha fatto sì che la mobilità potesse essere un qualcosa di imposto alle persone e non qualcosa per le persone. Noi facciamo parte, io e il mio collega Miziopoulos che stasera ha organizzato l'evento, di una lista civica che si presenterà alle elezioni del 2019 per mettere mano anche alla questione mobilità in maniera pragmatica, con un po' di buon senso, di modo che tutto ciò che ruota attorno all'argomento e al settore mobilità, mi riferisco per esempio anche ai parcheggi che sono un grande tema in questo momento sulla città di Pavia, possano essere fruibili in sicurezza e di modo che il cittadino possa raggiungere la sua destinazione cittadina nel miglior modo possibile, senza dover subire imposizioni e impostazioni ideologiche che in questo momento fanno di Pavia una città veramente poco fruibile. Stasera Pavia è un momento importante, un momento di confronto su quello che sono le tematiche legate ai problemi della mobilità compatibilmente a quello che è la necessità di sviluppo. Credo che per Pavia sia un tema assolutamente caldo, un tema che va affrontato con grande determinazione per evitare che appunto la città diventi anche, diciamo, se vogliamo, inospitale, con tutte quelle che sono le difficoltà di una città che ha indubbiamente delle criticità che devono essere affrontate sicuramente con determinazione per creare quelle che sono le condizioni di una città che sia viva, una città che abbia sviluppo, ma anche una città che possa convivere con quello che sono i mezzi di trasporto a disposizione dei cittadini. Rivediamo in breve adesso i principali fatti del giorno. auto abbandonate dietro lo stadio Fortunati, la polizia stradale sequestra una discarica da 3.000 metri quadri, indagati i proprietari del terreno e l'ex titolare di una carrozzeria. L'azienda di motori ABB vuole spostare la produzione in Finlandia e in India, rischiano il posto 123 lavoratori a Vittuone, la denuncia dei sindacati qui vogliono abbandonare l'Italia. Giocate in calo, ma in provincia di Pavia ogni giorno 2 milioni di euro vanno via per l'azzardo. C'è chi rinuncia alla spesa per poter giocare. L'esperto, sono malati, aiutiamoli. Proprio ieri sera parlavamo con il sindaco di Broni, ospite in studio, del fatto che questa mattina si sarebbe presentato un nuovo corso di formazione per i lavoratori delle logistiche, per i 120 che saranno assunti da qui a maggio. Vediamo i dettagli. Dopo il giorno delle selezioni che ha visto la presenza di quasi 300 candidati, a Broni è stato presentato il primo corso di formazione per operatori delle logistiche che prenderà il via nelle prossime settimane, dal patentino per manovrare i carrelli elevatori alla sicurezza sul lavoro fino alle lezioni di lingua. Al corso gratuito di 60 ore teoriche e 100 pratiche potranno partecipare tra i 12 e i 15 allievi alla volta fino al raggiungimento della piena occupazione all'interno della logistica Flexilog, una delle tre strutture presenti nel territorio di Broni. Entro maggio, ha spiegato il direttore dell'azienda Marcello Cassetti, si dovrebbe arrivare a pieno regime con l'assunzione di 120 persone che andranno ad aggiungersi alle circa 100 già operative. Oltre alla formazione, una delle novità importanti che hanno voluto evidenziare sia la proprietà che l'Agenzia per il Lavoro ha per L è che sarà completamente messo al bando il ricorso alle cooperative di lavoratori.
Tutti gli addetti saranno assunti dalla stessa agenzia interinale che applicherà, hanno assicurato, il contratto nazionale di categoria. Presenteremo l'Accademia, la Logistica Academy di Aperelle, che terremo qui sul territorio di Broni in collaborazione e col patrocinio del Comune. Noi abbiamo valutato quanto in effetti sia l'impatto del comparto della logistica sul territorio, quanto sia la richiesta del mercato del lavoro locale per figure specializzate, e abbiamo ritenuto opportuno affiancare, in un'ottica anche di responsabilità sociale di azienda, affiancare ai colloqui di selezione e alle politiche di inserimento del personale anche dei percorsi di formazione volti proprio a costruire quei profili professionali che sono richiesti appunto dalle grandi compagnie che si sono stabilite in questo polo logistico. È proprio centrale per noi come Agenzia per il Lavoro, autorizzata dal Ministero, sottolineare come di fatto le nostre forme contrattuali sono forme contrattuali assolutamente regolari, dignitose e, se posso, in molti casi anche ricche, perché dotate di istituti proprietari, parlo proprio di previdenza dedicata ai lavoratori interinali, parlo anche di formazione dedicata ai lavoratori interinali, tanto che infatti questo percorso di formazione sarà finanziato con fondi Formatemp, che sono i fondi propri dell'Agenzia per il Lavoro. C'era attesa ad Abbiategrasso per la nomina del nuovo assessore e la conseguente ridistribuzione degli incarichi in giunta. Ebbene, nuovo assessore è stato nominato Rosella Petrali, siamo andati a conoscerla. Prima le dimissioni per motivi professionali dell'assessore Mauro Dodi, poi la rinuncia ad alcune deleghe da parte dell'assessore Eleonora Comelli e per il sindaco di Abbiategrasso la necessità di ripensare agli incarichi assessorili si è affacciata alla finestra. Ho ridistribuito delle deleghe che temporaneamente avevo mantenuto, quindi la delega alle società partecipate che sono passate all'assessore Francesco Bottene, e poi c'è stata una ridistribuzione di deleghe, quindi i servizi demografici sono passati dall'assessore Poggi all'assessore Comelli. La parte che riguarda invece i servizi cimiteriali, dall'assessore Poggi all'assessore Albetti, vice sindaco. L'ordine nella giunta è finalmente arrivato con un nuovo volto per i servizi sociali, Rosella Petrali. Metterò a disposizione tutti gli anni passati come dirigente all'interno di un sistema pubblico, la mia esperienza improntata agli aspetti sociali. Credo che un approccio che sia anche quello dell'empowerment delle persone, di coloro insomma con cui verrò a contatto, possa essere utile, perché la nostra società ha comunque bisogno anche di credo competenze. La Petrali dovrà ambientarsi, conoscere il territorio e capire le priorità per la città, ma alcuni temi sembrano essere già punti in agenda, come l'emergenza abitativa e tutto ciò che riguarda i minori. Da quello che mi è stato riportato, da quello che sto approfondendo, sicuramente c'è questo discorso dell'emergenza abitativa, c'è il problema dei minori, sicuramente un problema dei minori soggetti a provvedimento dell'autorità minorile, ma credo che passiamo anche da altre, che si possa passare anche da altri problemi, che sono quelli comunque di una povertà, tra virgolette, povertà ovviamente, magari non povertà assoluta, ma povertà crescente dovuta anche ad un diverso assetto economico, aziendale, di imprese del territorio. 5 militari pavesi che erano stati deportati durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati insigniti dalla medaglia d'onore della Presidenza della Repubblica. La consegna ai familiari questa mattina in prefettura. Ernesto Bencic, Giacinto Bertocchi, Egidio Bigoni, Giovanni Cossali e Angelo Labacco sono i nomi dei 5 militari pavesi deportati nei lager nazisti e morti durante la guerra, ai quali è stata dedicata oggi una cerimonia in prefettura a Pavia. Nell'ambito delle celebrazioni per la giornata della memoria, il prefetto Attilio Visconti ha consegnato le medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica ai familiari dei 5 militari deceduti. Importante ricordare, e nella mia prolusione stamattina ho dedicato lo spazio proprio a come è nato questo fenomeno
così nefasto che è stata la Shoah e come dobbiamo insegnare alle nuove generazioni la storia e dalla storia prendere lezione affinché vengano si lavori in prevenzione anche su questo, soprattutto su questo fronte, stroncando fin sul nascere ogni forma di xenofobia, ogni forma di razzismo, ogni forma di persecuzione. La storia di come è nato il nazismo, di come è nato il fascismo, sono pagine spesso lette con superficialità, poco approfondite, ma che ricorrono ciclicamente nella storia dell'umanità e che ogni volta si affacciano come mostri, come sonni della ragione, spesso accompagnate, anzi quasi sempre accompagnate da profonde crisi economiche che scoraggiano gli esseri umani, che non fanno credere nel futuro, che fanno dimenticare quelli che sono i veri valori che accompagnano l'umanità fino alla sua nascita. Ecco che bisogna dedicare a questo la massima attenzione, il massimo spazio ed ecco perché io stamattina ho voluto centrare il mio intervento proprio su questi aspetti. La Via News torna tra poco, adesso c'è la pubblicità, rimanete con noi. Bentornati a Pavia News. Qualche giorno fa vi avevamo fornito i nuovi dati aggiornati relativi alla spesa per l'azzardo che nel nostro territorio sta diminuendo. Le cifre però rimangono altissime. Allora sentite che cosa ci ha raccontato lo psicologo Simone Feder. Simone Feder, ultimi dati che non sono ancora quelli ufficiali ma che sono usciti nelle ultime settimane parlano di una diminuzione quantomeno a Pavia città del gioco d'azzardo, della spesa in gioco d'azzardo. In provincia di Pavia però si spendono qualcosa come 2 milioni di euro al giorno. Sì, i dati danno in diminuzione in tutta la provincia, non solo Pavia. Questo significa che ha premiato molto tutta la sensibilizzazione che c'è stata da parte nel nostro territorio, da parte delle varie associazioni, non da ultimo dell'ASLA, degli enti locali. Come Casa del Giovane tutti i giorni siamo in frontiera su questo tema. Chiaro che 2 milioni tutti i giorni buttati in azzardo, ciò significa che è ancora alta l'asticella della sensibilizzazione del territorio da tenere. Oggi non possiamo assolutamente abbassare la guardia, anche perché teniamo presente che il 2018 si è raccolto, perché usiamo i termini nel modo giusto, per non essere contestati anche da coloro che gestiscono tutto questo settore, no, dell'azzardo, 107,3 miliardi con una crescita del 5,6% rispetto al 2017, sono finiti dentro questa macchina dell'azzardo. Tenete presente che 19 miliardi quasi sono stati letteralmente bruciati dall'azzardo, sono stati spesi completamente dalle famiglie in Italia e quindi pensate solo quanti soldi potevano entrare nella vera economia, quella che, di cui tutti abbiamo bisogno che si riprenda, perché noi abbiamo bisogno di inserire i nostri giovani che escono dalle università, che non riescono a reggere un piano di studi, che faticano e non trovano lavoro. Oggi, voglio dire, tutto questo settore mangia posti di lavoro alla vera economia, perché noi stiamo monitorando, le panetterie a Pavia non vendono più tutto il pane, pensate che anche i negozi stanno piano piano faticando, perché la vera spesa degli italiani purtroppo non viene, cioè non si investe nella vera spesa, non si risparmia pur di buttare dentro l'azzardo, cresce sempre di più poi. Le slot machine raggruppano il 45% della torta, ma c'è tutto un settore che cresce sempre di più, del quale sono molto preoccupato, perché sta entrando nei nostri contesti della quotidianità, nei bar, nelle tabaccherie, che tutto questo nuovo settore anche oggi fatichiamo a considerare, tra virgolette, come azzardo, lo sentiamo quasi come un passatempo. Pensate che questa macchina dell'azzardo muove tutto questo settore giocando anche molto sui termini.
questi sono giochi di intrattenimento con vincita in denaro. Ecco, voi ditemi che intrattieni che cosa quando da noi continuano ad arrivarci proprio vagonate di persone disperate, intere famiglie. E allora è chiaro che il settore che sta spingendo sempre di più è questo settore telematico delle scommesse virtuali, di questi tabelloni che troviamo all'interno dei nostri bar. Prego tutti di intervenire su questi, su questa sensibilizzazione. C'è bisogno della popolazione intera. Quando vedete delle persone che sono più di una volta, due volte, tre volte vicino a delle macchine oppure dentro situazioni che piene d'azzardo, rischiano di rimanere intossicati dipendenti, ahimè, dietro tutto questo mondo, là dove trovi un dipendente d'azzardo, un malato d'azzardo, perché non è un lazzarone, è malato d'azzardo, ci sono di media, pensate, 6 o 7 persone che rischiano di ammalarsi e che non riescono a reggere quest'urto. Pensate ai tanti ragazzi, noi abbiamo famiglie alla cura, e i figli che di 15-16 anni che attendono i loro genitori che tornano da percorsi fatti qui in casa del giovane. Ma pensate quanto il rapporto che sta nascendo anche con l'ASDA territoriale, dove si cerca appunto di arginare tutto questo mondo che sempre più interpella come clinici. Dobbiamo andarli a prendere a casa, dobbiamo shakerarli, dobbiamo tirarli fuori da queste situazioni intossicate d'azzardo, perché altrimenti ne pagheremo caro il prezzo. E adesso purtroppo, guardate che in questi anni, in questi ultimi due anni, abbiamo avuto un sacco di persone che ci hanno richiesto aiuto. Ecco, preoccupiamoci, ma c'è bisogno di tutta la città, c'è bisogno di chiunque possa prestare il proprio intervento, perché attenzione, io sto seguendo anche persone che uno può dire non mi interessa nulla, purtroppo se l'è voluta lui, no? Ma io non mi lascio perdere dentro questo e condizionare dentro questo mondo. Sì, però guardate che è un problema sociale, preoccupa tutti. Pensate che noi alla cura abbiamo due che sono amministratori di condominio. Secondo voi le spese chi le ripaga? E soprattutto, lo dicevamo, è una questione che non ci fa sentire tranquilli, nel senso, va bene il calo, ma non è il momento di abbassare la guardia. Assolutamente no, anche perché noi abbiamo iniziato ad entrare nelle scuole, pensate che ormai ci chiamano da tutta Italia, siamo stati in Sardegna, abbiamo condizionato un po' anche la politica di quel territorio. C'è una regione Lombardia che è sempre più sensibile, però bisogna portare avanti delle azioni di contrasto, ma il vero contrasto lo si fa con l'educazione, con la cultura. Ecco, sicuramente entrare nelle scuole è l'arma che ci permette davvero di creare quei giusti ambasciatori che entrano nei territori, che entrano nelle famiglie e che davvero tirino la giacchetta ai propri genitori, perché ahimè spesso quando senti quel ragazzo, perché sono sempre anche più giovani quelli che ci scrivono, ti dicono: ma se fa male, perché è legale? Ecco, io fatico sempre più a trovare delle risposte. Miriamo sulle belle notizie adesso, perché effettivamente sono stati dati drammatici, quindi passiamo alle belle notizie e al sogno della Greenway Voghera Varzi, che sta per diventare realtà, difatti è stato autorizzato dalla regione anche il secondo tratto. A 5 anni dall'inaugurazione del primo tratto, quello fra Voghera e Salice Terme, potrebbero concludersi i lavori per il completamento della Greenway fino a Varzi. La conferenza dei servizi di Regione Lombardia nei giorni scorsi ha infatti concluso anche l'ultimo passaggio burocratico. Il via libera ai lavori dovrebbe essere ormai imminente. La pista ciclabile che corre sul vecchio tracciato della ferrovia nella Valle Staffora sarà completata quindi grazie a finanziamenti per circa 2,7 milioni di euro stanziati in particolare da Fondazione Cariplo, che solo per questo secondo tronco ha messo a disposizione quasi 2 milioni di euro. La competenza dei lavori è della provincia di Pavia, che ha stanziato 360 mila euro, mentre altri 50 mila arriveranno dalla comunità montana. Una volta appaltati, i lavori dovrebbero concludersi nel giro di 3 mesi. I chilometri di pista ciclopedonale già realizzati sono 14 dalla stazione ferroviaria di Voghera al centro di Godiasco Salice Terme, mentre il tratto ancora da
realizzare ne misura 18,6. Il prossimo completamento del percorso sta dando anche impulso al recupero dei vecchi caselli ferroviari per destinarli all'accoglienza dei turisti e alla ristorazione. Una serata con protagonisti davvero speciali è in programma domani al Cinema Teatro Odeon di Vigevano. Il Cinema Teatro Odeon di Vigevano festeggia il progetto che ha portato all'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e sensoriali della sala con un evento speciale all'insegna dell'inclusione. Disabili e normodotati parteciperanno insieme alla realizzazione della serata, a partire dalla pericena gestita da Dolce Positivo, per finire con lo spettacolo del laboratorio teatrale I Satelliti di Anfas Pavia dedicato a Frida Kahlo. Lo spettacolo è portato in scena da una compagnia veramente particolare, veramente talentuosa, un gruppo integrato legato all'associazione ANFAS, quindi composto da ragazzi e ragazze con disabilità, ma anche da volontari, persone del settore, ragazzi universitari che hanno voluto buttarsi in questa esperienza meravigliosa che parla di arte, che parla di corpi, che parla di limiti, aggirati poeticamente attraverso i tanti linguaggi che il teatro offre. Siamo molto felici di invitare tutta la cittadinanza sabato 26 gennaio la sera dalle 7:30 qui al Cinema Teatro Odeon di Vigevano, proprio per inaugurare tutto il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche. Siamo felici di avere uno spettacolo che coinvolge due realtà molto attive nella disabilità, come Dolce Positivo per la pericena dalle 7:30 e l'ANFAS di Pavia con un laboratorio teatrale con i ragazzi disabili che ci presenteranno uno spettacolo teatrale dalle 9 di sera. Su iniziativa dell'Odeon Senza Barriere è un'idea che è partita nel 2016, che ci ha visto subito coinvolti come coordinamento volontariato Vigevano. Noi non possiamo che essere orgogliosi di aver partecipato a questo lungo percorso che ha visto la conclusione con l'abbattimento delle barriere architettoniche nel dicembre del 2017. L'idea di creare questo evento è proprio per far conoscere alla cittadinanza il bellissimo obiettivo raggiunto e soprattutto promuovere anche ulteriori iniziative che possono nascere sul territorio una volta che la gente si rende conto che mettere insieme tante forze porta davvero ad obiettivi che perseguiti singolarmente forse non potrebbero essere raggiunti. Per il momento è tutto, io vi ricordo questa sera alle 21:10 su Telepavia l'appuntamento con Le Regole dello Star Bene. Arrivederci e buona serata.